Comunque mi serve solo del tempo, io ce la farò, te lo giuro. A convincermi che fra me e te è finita. In fondo, prima di essere fidanzati, poi sposati, noi siamo stati anche amici, no? È ancora valido l'invito per il motoraduno? Che... L'ho già chiesto a Monica Bellucci. non vorrei se offendesse. Tu sei scemo, te l'hanno mai detto? Sì. Dai, vado a prendere il casco e scendo. Non ti faccio salire che sopra c'è un disastro, sai. Nella fiction è Giulia e con noi Matilde Gioli. La bellezza, il sorriso e anche l'intelligenza, perché grazie. Ho scoperto delle cose meravigliose su di te. Ciao, cioè, grazie ciao. Per l'ospitalità. Grazie a te per essere con noi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. La fiction ha avuto un successo enorme, ne parliamo subito perché sono curiosa di sapere anche cosa andremo a vedere. Questo, volentieri. Diciamo, era come eravamo rimasti. E peraltro questa è la storia vera di un medico che si sveglia dal... con una memoria che si sveglia da un coma dopo una memoria che dopo avendo perso la anni. Memoria ai 12 anni, ecco. E non si ricorda che si è sposato, ma tu sì, io trovo che tu eri la sua fidanzata. Sì, che ce l'avamo appena un elemento appena... abbastanza scabroso della situazione. Tu questa nuova serie che succede? Chiaramente non posso dire nulla, però innanzitutto credo che tante donne abbiano empatizzato col mio personaggio, perché se ci pensiamo, essere innamorate perse di un uomo che finalmente ci si fila, inizia anche un inizio di relazione, poi improvvisamente lui si scorda di me, cioè io vado a trovarlo in terapia intensiva, lui mi guarda e mi dice: scusi, lei chi è? Tosta, certo. Di un uomo di cui sei innamorata. E siamo a metà della storia, in questa seconda metà che uscirà da stasera, capiremo se Giulia avrà il coraggio o no di dirgli questa cosa, perché comunque è un... Vediamola Giulia, sì. Pezzetto di stasera. Ho trovato qualcosa? Capito che sono bravo, però adesso dare il referto prima di fare l'esame ancora non ci arrivo. Sì, scusa, hai ragione. E mi stai anche dando ragione. Comunque mi ha fatto bene la gita. Sono contento. Dovremmo rifarlo. Ok. Credo che il prossimo motoraduno sarà tra tipo 3 mesi, però... Però potremmo... Se facessimo stasera? Mi basta un locale carino, degli amici. Che dici? Lei... Traprendente, va bene, sì, si butta. Sei sì, anche sì. Tu così? Beh, abbastanza, sì, abbastanza. Lei è molto più precisa, puntuale, ordinata di me. Devo dire che questo personaggio mi ha insegnato tante belle cose che mancano a me come persona. Davvero? Quindi, sì, io sono più casinista. Invece fare lei per 7 mesi mi ha insegnato l'importanza invece di essere precisi e puntuali. E peraltro per te è ancora più importante interpretare un medico, perché nella vita avresti voluto sì. Fare il medico. Io sognavo, è stato il mio sogno fin da piccolina e ho anche fatto il test di medicina, ma non l'ho passato. E quindi poi ho deciso di laurearmi in filosofia. Con una tesi? Allora, tutta, te la dico perché è un po' lunga. È una sì. Tesi su il concetto di acrasia e colasia nell'etica nicomachea di Aristotele. Bene. Filosofia antica. Bene. Che cosa ti ha insegnato la filosofia antica invece? No, mi è piaciuto, il nome suona un po' così, però in realtà è molto bello, è l'attualità di concetti come l'incontinenza e l'intemperanza
che sono concetti trattati da Aristotele nel periodo di Aristotele, sono attualissimi anche adesso. Che ci servirebbe tanto studiare la nostra incontinenza, la nostra intemperanza, parole sante. Ecco, e quindi sì, no, quindi l'elemento del... Quindi cosa è stato per te indossare il camice, visto che era una cosa che volevi nella vita? Guarda, innanzitutto immagina quella sensazione di una bambina che indossa un abito da principessa, quindi quell'eccitazione di indossare un qualcosa, un panno che la fa sentire a suo agio, sì, molto più forte, bella. Cioè, a me questo camice non vedevo l'ora di indossarlo. E è stato bello indossarlo praticamente costantemente per 7 mesi, perché sono quasi sempre vestita da medico. E poi c'è stato anche un indossandolo sapevo di indossare anche delle responsabilità, e siamo stati tutti molto attenti a cercare di non essere mai fuori luogo, inopportuni, rappresentando comunque una categoria così che peraltro in questo periodo, ovviamente c'è stata la pandemia, adesso siamo tornati a vivere più o meno normalmente, adesso aumentano i casi, immagino che appunto indossare i panni di un medico, soprattutto in un momento in cui i medici sono diventati i nostri eroi e non ce lo dobbiamo dimenticare, perché anzi troppo spesso ce lo dimentichiamo, penso che sia stata una responsabilità ancora maggiore. Come ha influito l'idea della pandemia, come hai vissuto i mesi del lockdown? Beh, quando è uscito il primo blocco di DOC e noi eravamo in lockdown, chiaramente noi non potevamo sapere che ci sarebbe stata una pandemia quando poi sarebbe uscito DOC. Quindi tutti ci siamo posti un po' il problema di... forse di essere un po' così, di non essere sensibili forse al momento, non lo so, a me è venuto questo dubbio. La cosa bellissima è stata che fin dalle prime puntate ci hanno scritto sui social medici, infermieri, OS o comunque tutte persone che lavorano negli ospedali dicendo grazie per la delicatezza con cui ci avete rappresentato, e questo mi ha molto rincuorato, perché mai avrei voluto offendere in qualche modo la categoria in un momento come questo. Certo, peraltro so che nella tua biografia c'è un episodio che ti ha portato a contatto con gli ospedali quando eri adolescente, perché tu hai avuto un incidente molto brutto. Sì, io a 16 anni ho rischiato la paraplegia perché ero a fare una vacanza studio a Londra e eravamo in un acquafan, un ragazzo di tipo 100 kg si è buttato a candela da 5 metri sulla mia schiena e mi ha devastato la schiena. Detto ciò, dopo 2 settimane di paura ho scoperto che potevo ancora camminare, quindi io non posso che raccontare con entusiasmo e gioia questa cosa. Per me non è un brutto racconto, perché poi ho avuto un epilogo miracoloso, però ho frequentato per tanto tanto tempo gli ospedali. Immagino, però è bello che tu ne parli con questo gran sorriso, perché poi certo, è il sorriso... Ragazzi, sei stata miracolata, No, bisogna sempre riconoscere la fortuna. Ecco, mi dici, sono stata miracolata. Come ha influito questo episodio nella tua vita? Ma allora, è stato delicato, nel senso che avevo 16 anni, sono una persona molto attiva, e a 16 anni facevo sport, uscivo, andavo con gli amici, andavo allo stadio, facevo tante cose. Questo incidente mi ha obbligata a stare 1 anno e mezzo chiusa in casa col busto di ferro. Come hai fatto a non abbatterti? Ah, intanto ho mangiato, e questa cosa mi ha molto rincuorata. Io devo dire che anche durante il lockdown è il rapporto col cibo è sacrosanto. Beh, comunque è un momento di dolcezza che piatto rincuora. Preferito? Ce ne sono tanti, però mi piacciono tanti. La pasta alla norma mi fa impazzire. Fatta bene. Da mia nonna, con le melanzane fritte, non grigliate, insomma, ci sono tutte delle regole. Che per una donna del nord, la nonna era del sud, è del la sud. Nonna, la nonna che tra l'altro mi sta guardando, ciao. Salutiamola. Nonna. Salutiamola. Che la chiamo Assu, nonna Assu, Assunta. Nonna Assunta? Nonna Assunta. Nord o sud? Nonna Assunta è a metà, perché lei è toscana. Okay. Invece i nonni dall'altra parte sono pugliesi, quindi... Vedi, c'è un elemento di meridione. Va bene, quindi non ti sei abbattuta, hai mangiato e poi cos'altro hai fatto? E poi ho imparato a gestire il fatto di non poter fare delle cose, cioè di dover stare chiusa in casa. Quindi in qualche modo per la quarantena ero già pronta, diciamo. Hai razionalizzato, bravissima. Sì. Peraltro so che sei arrivata invece al mondo dello spettacolo quasi per caso. Sì. Raccontaci, hai fatto anche un film importantissimo, che è Il Capitale Umano. Sì, è stato un'esperienza veramente assurda, perché quando per caso sono stata presa da Virzì per fare questo film, non avevo minimamente idea, lo ammetto, ignoravo il mondo del cinema. Non avevo idea della portata del film, della portata del regista e del cast con cui avrei recitato, Valeria Golino, Valeria Rubino. Guarda, lo vediamo. Sì, volentieri. Dai, vediamo. Oggi è una giornata un attimino a... Ecco.
Ecco la mia belva. Che ti pare, eh? Bella. Un po' da stronzi, eh? Vero, eh? Sali, vieni a sentire l'odore dell'interno in pelle. Io non so se ce la faccio a non vederti più. Ma chi ha detto che non dobbiamo più vederci? Abbiamo detto che rimaniamo amici. Che quando mia madre lo saprà, ci starà malissimo. C'è bisogno che lo sappia, eh? Sono fatti nostri. Infatti, non c'è bisogno di dirlo a nessuno, no? Così tu hai tempo per pensarci meglio. Guarda che io ci ho già pensato, non ricominciare. Ma tu non lo sai come starai senza di me. Poi magari ti manco, no? Scriviamo un'altra volta. Oh, ma sei pazzo! Fatti le cariche. Ma che cazzo? Massimo, per favore, sei il solito violento. Non mi toccare! E la tua vita è cambiata del tutto dopo quel provino fatto perché dovevi pagare le multe, non so, c'è scritto, sì, così da qualche parte. Sì, cioè, diciamo, ho avuto un periodo in cui non avevo ben eletto dove fossero le preferenziali a Milano e quindi diciamo, continuavo a entrare e uscire. Matilde, succede a tanti arrivata... noi, barchi sono rispettati. Ecco. Guarda, adesso anche mia mamma mi sta guardando e la saluto, ciao mamma, starà ridendo perché... Come si chiama la mamma? Francesca. Ciao mamma Francesca. Avevamo creato questa busta che io avevo chiamato espiazione, dove dovevo, diciamo, recuperare i soldi per tutte le multe che avevano dovuto pagare i miei, e facendo un po' la cameriera, un po' ripetizioni di latino e greco, e poi è capitata questa cosa, ma non avevo idea che sarebbe diventato il mio lavoro. Poi vedi che delle volte le cose, sì, negative, espiazione delle multe, espiazione, ma che è il titolo di un romanzo molto bello, espiazione. Sì, sì, sì. E, no, dico, delle cose positive si tramutano, le cose negative si tramutano in cose positive, no? Sì, sì, sì. Bisogna dar fiducia alla vita, perché ci sono queste... passati 7 anni adesso, sì, sei sulla cresta dell'onda anche con questa fiction. Cosa vorresti fare? Cosa hai in progetto? Allora, innanzitutto sono felicissima perché tra 2 settimane inizio un film da protagonista insieme a un altro attore di cinema e teatro molto bravo, anche lui protagonista. Purtroppo non posso dire molto, ma tra un po', insomma, uscirà magari. Va bene. Sono felice della responsabilità che mi è stata data, di, insomma, di avere un ruolo grosso, e spero di... così. Sei così simpatica che non possiamo che augurarti ogni, grazie, bene, ogni fortuna, ogni tutto. Cosa sono i neuroni specchio? Devo dire in fretta. I neuroni specchio sono... È appassionata di neuroni, sì, specchio. Sì, a me piace la neuroscienza. I neuroni specchio sono quel meccanismo del cervello per cui quando andiamo al cinema e guardiamo un film ci emozioniamo mentre guardiamo, empatizziamo con quello che guardiamo. Perché, fatta brevissima, mentre noi vediamo una persona che riceve un pugno, anche se noi la stiamo guardando e siamo fermi, si attivano i nostri neuroni motori nel vederlo, ed è come se il pugno lo ricevessimo anche noi nel nostro cervello. Quindi rientra nel concetto di empatia, sì, che è molto importante per te. Beh, nel mio lavoro, come, sì, è molto importante anche per me. E vi presento adesso Alessandro Perin, che è un neurochirurgo dell'Istituto Besta di Milano. Grazie per essere con noi, Negrin. Davvero è un piacere, la sua storia ci ha colpito moltissimo e piacerà molto anche a te, Matilde, perché lui insegna ai medici l'empatia. Cosa vuol dire, Perin? Buongiorno a tutti, tra grazie per l'invito. Tra le varie cose che fa, ovviamente. Sì, guardi, detta così può suonare un po' strano, anche perché io lavoro come neurochirurgo, mi occupo di pazienti con tumori cerebrali, però... con gli anni mi sono reso conto che l'empatia è una dote, uno strumento fondamentale per svolgere al meglio questo lavoro. Un lavoro che si può essere fuorviati anche da alcuni spettacoli, come certe fiction, certe serie televisive, possono dare a volte l'illusione che il medico sia... onnipotente, o che possa risolvere tutti i problemi, o che possa guarire tutti i pazienti. Molto spesso non è così, e ci si confronta con un senso di frustrazione. Alle volte essere così freddi e distanti può essere un meccanismo di difesa anche, che alcuni medici mettono in atto. Quindi negli anni ho scoperto quanto sia importante vincere questo sentimento e invece ritornare alle origini, a rientrare in contatto con il paziente, no? Che secondo me è fondamentale per i pazienti, ma penso sia importante anche con i miei, anche per gli stessi medici, no? Voi fate un lavoro straordinario. È evidente che, come spiegava Perin, appunto lo stress, il burnout, per dirla all'inglese, insomma, può avere delle conseguenze. Che tipo di risposta avete avuto? E come si fa a essere empatici? Negrin, lo spieghi anche a noi, perché magari serve anche a ognuno di noi nel quotidiano, soprattutto in questo momento nel quale si è molti, come diceva Aristotele, Matilde?
incontinenti intemperanti. Esatto, siccome è un momento che, come direbbe Aristotele, ci rende tutti incontinenti e intemperanti, come si fa invece a essere empatici, Negrin? Ma allora guardi, le posso fare un esempio così per contrario, per negazione. Una volta uno specializzando l'ho sentito parlare in corridoio con la moglie di un paziente, la quale chiedeva delucidazioni sul proprio caro appena operato e anticipava che questa persona avrebbe avuto bisogno di radioterapia e chemioterapia, al che la moglie chiese: ma quindi è un tumore maligno? La risposta fu molto brusca e secca, del tipo: ma signora, se ha bisogno della chemioterapia è ovvio che il tumore è maligno. Allora ecco, lo cito perché questo è un atteggiamento, purtroppo devo dire, a volte riscontrato nella mia pratica, nel vedere i giovani che si affacciano al mestiere, perché possono avere questo delirio o questa così speranza totalizzante che la tecnologia possa guarire tutto e che non servano queste doti e tutto sia un flusso continuo uguale per ciascun malato. Questo assolutamente è negativo per il paziente, ma è negativo anche per il medico, perché poi si perde di vista l'obiettivo e tutto, certo, diventa più difficile anche per il medico. Chiarissimo, no, cioè, ci piaceva molto raccontare questa storia, come ci piace anche ricordare che lei con un simulatore, spezzate anche l'eccellenza italiana, e fa sbagliare il medico. Cosa vuol dire? Cioè, me la spiega meglio questa cosa, perché detta così sembra un'idiozia, però lui dice Negrin che gli errori si fanno nella vita come in medicina, e quindi fare gli errori su un simulatore ovviamente salva dagli errori poi nella vita reale, giusto Negrin? Allora, il tutto nacque nel 2010, quando conobbi il mio attuale capo, il professor Francesco Di Meco, che dirige il dipartimento, con il quale abbiamo creato questo centro, che è il primo centro europeo di formazione e simulazione neurochirurgica. Cosa vuol dire? Lei immagini i piloti di aerei che utilizzano il simulatore per prepararsi, formarsi, imparare a volare, e non lo fanno con degli aerei reali, con dei passeggeri reali. Abbiamo voluto trasferire questo concetto in medicina e devo dire che abbiamo avuto dei risultati sorprendenti, perché gli errori, come lei anticipava, sono fondamentali. Io ho imparato più dai casi che hanno avuto delle complicanze, dei problemi, che non da decine, centinaia di casi andati bene. Perché l'errore è sempre un momento in cui fai il punto su quello che hai fatto, che avresti dovuto fare, è un momento veramente importante. Allora il punto è: facciamo sbagliare queste persone in un ambiente protetto, cioè un ambiente controllato, dove ci sono questi simulatori. Questi, li vedete nelle immagini, riproducono in tutto e per tutto un intervento in sala operatoria neurochirurgica. La medicina, veramente sono molto felice di averla ospitata, professor Perin, perché veramente ci ha aperto, diciamo, un varco verso qualcosa che ignoravamo e che è davvero davvero importante. Quindi grazie davvero e buon lavoro. E così, come ti ha colpito questa storia? Sì. Potevi essere... No, io credo che il professore abbia operato mio padre. Davvero? Sì. Davvero? Anni fa, sì, mi sa proprio di sì, al Besta, proprio con questa simulazione, non me l'aspettavo, sì, credo proprio di sì. Papà peraltro non c'è più. Non ce l'ha fatta, aveva un tumore al cervello, però credo proprio che l'abbia operato lui, pensa alla vita come ci siamo incontrati qua. Sì, sì. Scusate, un attimo di... No, sono attonita. No, ci mancherebbe, anch'io. No, però purtroppo non riesco a non emozionarmi, perché insomma... Sai, forse, come si chiamava papà? Stefano. Forse papà Stefano ci ha voluto dire qualcosa oggi, no? Può essere, sì. Sì. Matilde. Grazie. Un abbraccio fortissimo. Grazie mille dell'ospitalità. Bocca al lupo per tutto. Arrivederci, dottore. Viva Doc. Grazie Perin. E niente, ci vediamo Doc stasera e ogni bene per te. Anche a te, grazie davvero dell'ospitalità. Davvero, incolleghiamoci.